Buonasera, Francesca. Ciao Francesca, allora come ti chiami tu? Francesca Battiato. Hai un cognome, mamma mia, pesante. Di dove sei? Dove vivo? Vivo a Varazze. Poi sono nata in Sicilia, sì, proprio nel paesino di Battiato. A Milo? Mio papà è nato su a Santa Venerina, quindi insomma siamo molto vicini. Questo è per te. Allora, Francesca Battiato, bella la copertina. Grazie, ho cercato di rispecchiare i suoni che ci sono all'interno, il sound. Com'è che... Come hai cercato di rispecchiare? Chi l'ha fatta? Allora, questo qui è un disegno fatto da una fotografia, ricalcato da una fotografia. Mi sono messa lì insieme a una mia allieva che si occupa di grafica e abbiamo creato questa cosa. Però è un disegno. Ok. Allora, Francesca, ma tu fai musica dal vivo, fai qualcosa? Cosa fai tu nella vita? Io mi occupo di musica, o cerco di occuparmi di musica in quest'epoca così difficile. E la mia storia parte molti, molti anni fa. Ho iniziato a studiare canto da piccola, poi circa 20 anni ho iniziato a scrivere canzoni. Quindi tu scrivi le canzoni e come ti esibisci? Con una band, percussioni e chitarra, io alla voce. Cosa ascoltiamo? Allora, possiamo ascoltare Mi raggiungi, che insomma è il mio brano di punta. Io lo metto e tu canti anche se c'è la voce, cantami. L'aria straniera del mattino sveglia un nuovo giorno qui. L'odore orientale mi fa ricordare tra me e te la distanza abissale, eppure tu mi raggiungi e invadi ogni mio sguardo, perso dentro un fiore, un'alba verso un cielo di stelle. A cosa serve allontanarsi se tu stai dentro ai miei passi? A che serve allontanarsi se poi tu mi raggiungi? Mi raggiungi? L'onda ribolle sotto gli occhi di un sole arancione. Il vento che mi tocca trascina su di me la tua presenza. Ah, ah, ah. Difficile da lavare via come l'olio che ho sulla pelle, come sabbia che rimane addosso e non posso cancellarti, perché invadi ogni mio sguardo, perso dentro un fiore, un'alba verso un cielo di stelle. A cosa serve allontanarmi se tu stai dentro i miei passi? A che serve allontanarsi se poi tu mi raggiungi? Verso dentro un fiore, un'alba, verso un cielo di stelle. A cosa serve allontanarsi se tu stai dentro ai miei passi? A che serve allontanarsi se poi tu mi raggiungi? Mi raggiungi? L'aria straniera della sera spegne un altro giorno in più. Ancora una volta tu mi raggiungi, mi raggiungi. Quale scegli? Una ballad o...
scelgo io fuori strada. Comunque sì, io canto, mi esibisco anche un po' nella speranza di trovare interpreti che vogliano cantare la mia musica, e ne sono reduce da un tour teatrale che si chiama Mi raggiungi, che prende il nome dal disco, e adesso aprirò il concerto di Omar Pedrini, quindi insomma mi sto cercando di far conoscere prima di tutto nella mia Liguria, dove vivo. Vivi in Liguria? Vivo in Liguria, sì. Dove? A Varazze, prima a Savona, adesso da molti anni a Varazze, e quindi so, porto in giro la mia musica. Canta. Wow, fuori dalla metrica, fuori gioco, fuori età, fuori strada, fuori dalla logica, fuori intanto nevica, fuori strada. Ma con la terra brucia. Cos'è? La terra brucia e parla di questo momento tragico che stiamo vivendo nella nostra Italia, dove tutti sembrano un po' disperati, e racconta addirittura di una certa Giulia che non vuole avere figli perché ha paura di non riuscire a mantenerla, però nonostante tutto amami, perché è l'unica cosa che resta. Piangerei mentre mi sforzo di essere felice, non faccio che pensare ormai ad un futuro vero. Ai politici che mi mangiano dentro al piatto, crollerei mentre cammino in bilico su un filo. Giulia rimpiange invano ormai il sogno di un bambino. Mai avuto, perché non poteva dargli un futuro. Ma amami, e questa è l'unica cosa che resta. Lascia che il cielo cada sulla testa mentre la terra brucia. E baciami sotto la luce della luna piena, che dà sollievo a questa nostra pena e ci sorprende insieme questa sera. Amami, pregherei mentre la gente non sa più che fare, presa da un grande panico, e chiede un Dio del cielo se scappare o trovare un modo di riaffiorare. Ma volerei tra l'aria limpida e il cielo cobalto, ma sento i piedi andare giù, franare verso il fondo. Amami, e questa è l'unica cosa che resta. Lascia che il cielo cada sulla testa mentre la terra brucia, brucia, brucia. Baciami sotto la luce della luna piena, che dà sollievo a questa nostra pena e ci sorprende insieme questa sera. Amami. Amami. Senti, che cosa fai nella vita tu? Non credo sia di scrivere di musica. Riesci? Dipende come ci vivi di musica. Quindi vivi di musica? Ci provo. Cazzo, sei un mito. Sì, diciamo che l'ultima volta che l'ho detto dentro una casa discografica sono stata quasi cacciata. Perché? Perché è una cosa offensiva per una persona che non è tutti i giorni in televisione dire vivo di musica. Io non ho detto che vivo bene, ho detto che ci vivo, che ci provo. Certo, ma insegni anche musica, insegni o... Insegno, canto, ho un gruppettino di allievi, ho un piccolo studio, quindi faccio anche lezioni e insomma, poi faccio le serate in giro. E quindi tu sai che non è che bisogna per forza essere tutti i giorni in televisione se si vuole fare musica.
Certo, anzi, il telegiorno non si fa musica, si fa karaoke. Esatto, quindi certo ci provo perché insomma lo faccio da quando sono piccola e ho realizzato veramente proprio negli ultimi anni crescendo che era quello che volevo fare. Ho abbandonato un lavoro che mi rendeva parecchio per fare questo e quindi... Vivi con qualcuno? Vivo con qualcuno, sì. Vivo con qualcuno e... Attualmente ho una storia che va avanti da molti anni, e, però sono molto autonoma, non sono una mantenuta e quindi prendo molto seriamente il mio lavoro, la mia giornata si svolge che mi sveglio al mattino, faccio velocemente qualche pulizia domestica perché ho un cane che mi fa un casino allucinante, un cucciolotto, quindi puoi capire, e poi scendo a Savona dove ho il mio studio e mi incontro con questi ragazzi e cerco di dare tutto quello che io ho imparato nel corso degli anni. Non lo so quanto sia, non lo so, però la prendo molto seriamente, loro lo sanno, infatti qualche amico, allievo, chiamiamolo così, è stato estromesso dalla scuola perché io la prima cosa che chiedo è l'umiltà, perché sai benissimo questo mestiere com'è, e quindi di arrivato non c'è nessuno anche quando sei arrivato, e cerco di trasmettergli cosa ho imparato io negli anni. Brava. Grazie. Ciao, questo è per te. Quando sei abituato ad una macchina, prenderai una Fiat, dopo che hai fatto tutte le trattative, questo è un extra bonus di 300 euro. Grazie. Ok? Grazie. Ciao. Ciao, magari grazie. Ci vediamo. Speriamo. Okay? Questo non lo lasci? Questo è per te. Okay, ti volevo grazie. Fare anche una dedica. Ah, certo. Perché no. Spero che adesso le telecamere siano spente. No, forse no, però comunque te lo devo dire. Perché chi ha fatto tanti provini è un po'... sconsolato, no? Nel senso che comunque code di sì. 2000 persone, svieni sotto il sole e quindi non ne faccio volentieri, però quando ho visto che eri tu a fare questa cosa ho detto se lo dice lui io ci credo, ho molta stima perché ti seguivo molto da piccolina e quindi ho detto almeno voglio andare, ho detto non ci sarà lui, però lo dice che c'è, quindi magari... Magari c'è, e difatti c'era, hai visto? Immenso affetto, sto tremando. Franci. Ok, grazie. Ciao bambina. Ciao, grazie.